Buongiorno, volevo condividere con voi alcune novità. A 2 mesi di distanza dall'aver messo in acqua questo seme di avocado, andiamo a vedere cosa è successo. Tolgo la griglia antigatto che di solito fanno dei danni. Ecco qua. Non so se si vede. L'avocado è germinato. 2 mesi e un giorno ci ha messo. Adesso faremo crescere la piantina ancora in acqua e poi la pianteremo. Pianta l'appartamento naturalmente. L'avocado. Qui si vede bene la radichetta e dietro si vede Rodrigo che in questi 2 mesi ha fatto cadere per ben 2 volte il seme rovesciando il bicchiere. Però è germinato lo stesso. Oggi è un momento molto importante per l'avocado. Oggi lo pianteremo a terra dopo 2 mesi e mezzo nei quali è radicato in acqua. Togliamo la famosa griglia antigatto. E vediamo che ha sviluppato una radice, si vede così, forte e resistente. È il momento giusto per piantarlo a terra. Vediamo come fare. Prendiamo un vaso abbastanza profondo, perché essendo la radice fittonante, cioè va giù dritta, deve avere un po' di spazio per svilupparsi. Poi prendiamo la solita perlite, per dare ossigeno al terriccio nel quale poi pianteremo il seme di avocado. Facciamo il mix direttamente qui tra terriccio e perlite. In questo caso un 30% di perlite e 70% di terriccio. Il seme, al quale toglieremo questi bastoncini che avevamo piantato quando l'abbiamo messo a germinare in acqua, va piantato in questo modo. Deve uscire per metà dal terriccio. Molto semplice, così, il seme è fuori per metà dal terriccio, tutto molto semplice, fra qualche settimana vedremo le update. Mi raccomando, adesso che è nel terriccio non facciamo seccare la radice tenendola innaffiato. Beh, adesso lo possiamo dire senza alcun dubbio, eh? Una bella piantina di avocado, robusta, sana, è nata. Nonostante gli agguati di Rodrigo, il seme di avocado è riuscito a germinare. E a regalare questa bellissima piantina. E ricordate, qualunque giorno sia, rendetelo bello.